celebro me stesso e ciò che immagino tu immaginerai, perché ogni atomo che appartiene a me appartiene davvero anche a te. Io fantastico e invito l'anima mia. Mi adagio e fantastico a mio piacimento, soffermandomi su un filo d'erba estiva. Questo è l'inizio del libro di cui parleremo stasera, e cioè Foglie d'erba di Walt Whitman. E questi sono proprio i primi versi. E celebro me stesso, questa poesia si intitola in questa edizione, poi vi spiegherò, che è del 1856, si intitola Poesia di Walt Whitman, un americano. In realtà poi i titoli cambieranno nel corso delle varie edizioni. Il titolo con cui poi è conosciuto questo primo componimento, che è lunghissimo, in questa edizione occupa una settantina di pagine, è Song of Myself, come è più conosciuto. Sono parte del vecchio come del giovane, dello sciocco come del saggio, incurante degli altri, sempre pieno di attenzione nei confronti degli altri, materno e paterno allo stesso tempo, un bambino e un uomo insieme, pieno di tutto ciò che è rozzo, pieno di tutto ciò che è raffinato, uno della grande nazione, la nazione di molte nazioni, la più piccola e la più grande uguali, tanto del sud come del nord, uomo della piantagione, indifferente e ospitale, uno Yankee fatto a modo mio, pronto al commercio, le mie articolazioni le più sciolte, le più salde di questo mondo. Ecco, questi sono sempre dei versi di questa prima poesia, di questo primo poema. Sono largo, contengo moltitudini. Ecco, Whitman vuole porsi come il bardo, proprio il cantore ideale di questa nuova nazione, di questo stato che nasce, che è giovane, siamo alla metà dell'Ottocento qui, e lui vuole porsi come colui che canta l'anima profonda dell'America, l'anima profonda del popolo, perché lui, dice, è parte del popolo e vuole cantare proprio l'uomo comune. I luoghi, è vero, dopo lo vedremo, ma soprattutto le persone che abitano in questo enorme, enorme paese. E lui vuole porsi come il cantore, come lo è stato Omero per i greci, come lo è stato Shakespeare per gli inglesi. Ecco, e come lo è in parte Dante per noi italiani. E ce la fa. Tant'è vero che lui diventa un autore molto citato, ma forse poco letto. E adesso vi faccio vedere una cosa, per farvi capire l'impatto che Whitman ha sull'immaginario americano. Vi faccio vedere due scene tratte da una serie televisiva, forse qualcuno di voi l'ha vista, che si intitola Breaking Bad, è una delle serie televisive più famose e acclamate. La prima scena è in inglese, ci sono i sottotitoli. Giusto per chi non conosce Breaking Bad, il protagonista, che in questo primo fotogramma è di spalle, si chiama Walter White, WW, come Walt Whitman, ma non è tanto questo vedremo che poi è importante per un'altra cosa. È un chimico, non so se sapete la storia, è un chimico a cui viene diagnosticato un cancro terminale. Gli danno pochi mesi di vita e lui cosa fa? Fa una cosa poco legale, si mette a produrre anfetamina, la famosa anfetamina blu, una droga che entra sul mercato e schianta il mercato. Assume lo pseudonimo, chiamiamo così, di Heisenberg. A un certo punto della vicenda, non vi racconto la vicenda, incontra quest'altro chimico che si chiama Gale. Un chimico, uno che ha un'idea mistica della chimica. E infatti in questa scena è uno dei primi incontri tra i due, quando Gale arriva nel laboratorio
che Walter ha costruito. Ecco, il libro in realtà gliel'aveva proprio regalato Gale, e quindi in realtà lui ha un'intuizione, pensa di aver scoperto che il cognato, effettivamente è così, è Heisenberg. E da lì poi la vicenda avrà tutto uno svolgimento che non vi sto a dire. Ma vi ho fatto vedere queste due scene per farvi capire come Walt Whitman è realmente nell'immaginario americano, nell'immaginario dell'uomo medio americano. Perché? Perché appunto è colui che prima tra tutti, primo negli Stati Uniti, è il primo grande poeta degli Stati Uniti. È il primo poeta degli Stati Uniti che si differenzia dai poeti europei. Adesso cerchiamo di... Tra l'altro, praticamente contemporaneamente, ci sono altre due figure della letteratura americana, oltre a Whitman, che poi saranno una pietra miliare per la letteratura americana. L'altra è una poetessa, sconosciuta, perché come voi sapete Emily Dickinson non pubblicò mai nessuna poesia, quindi vive appartata, eccetera, eccetera. In realtà vivevano a pochi chilometri di distanza, non si sono mai incontrati. L'altro autore, con cui condivide anche l'amore per New York e tutta una serie di altri elementi, ma anche con lui le vite non si toccano, è Melville, ovviamente, con Moby Dick. Quindi è il momento, siamo alla metà dell'Ottocento, in cui la letteratura americana sta veramente costruendosi e sta creando qualcosa di diverso rispetto alla letteratura europea. Ma chi è questo Walt Whitman? Ecco, io ho tracciato brevemente la sua biografia, sottolineando alcuni fatti che sono fondamentali per poi capire la sua opera. Nasce nel 1819 a Long Island, che è stato di New York, è l'isola che c'è praticamente non di fronte a New York, perché New York è incredibile, ma su questo torneremo, è una città di mare. Ecco, all'interno c'è questa lunghissima isola e poi tornerà in una poesia. E il padre è un artigiano, la madre, che è di origine olandese, è di fede quacchera. I quaccheri, che sono protestanti, hanno alcune caratteristiche, sono caratterizzati da una fede molto profonda La Bibbia, letta in casa dalla madre, sicuramente lo influenza, anche nello stile di scrittura, perché poi vedremo che i suoi versi, che sono versi particolari, hanno un andamento che può rimandare al racconto biblico. Ecco, quindi la predicazione dei quaccheri sicuramente influenza il giovane Walt. Poi inizia due carriere, una è la carriera di insegnante, cioè colui che in qualche modo vuole trasmettere qualcosa, vuole trasmettere dei valori ai suoi discepoli. E lui spesso nelle poesie parla anche di questo fatto di essere circondato da bambini, da allievi che gli chiedono. L'altro fondamentale è che intraprende la carriera di giornalista. E facendo il giornalista ha la possibilità di viaggiare per l'America, anche se lui in realtà non visiterà mai tutta l'America. Quindi a volte parlerà di luoghi, di posti che in realtà non ha mai visto. Inizierà a viaggiare soprattutto nel New England e all'interno, ma sembra che in realtà, ad esempio, in California non sia mai arrivato. Nel 1855 pubblica la prima edizione di Leaves of Grass, Foglie d'erba, che è di fatto il suo unico libro. Lui poi scrive, vabbè, anche delle prose, ma è il libro per cui è conosciuto, è appunto Foglie d'erba. È la prima edizione, poi vi parlerò di un po' della storia delle edizioni di questo libro. Importante, nel 1861, come sapete, negli Stati Uniti scoppia la guerra di secessione, la guerra tra Nord e Sud, e lui a un certo punto partecipa alla guerra non come soldato ma come infermiere. E
proprio da questa esperienza nasceranno tutta una serie di poesie che poi vi leggerò. Il libro era già stato accusato di oscenità o comunque aveva già destato qualche perplessità per alcune descrizioni erotiche o omoerotiche, e nell'82, 1882, il libro è bandito e accusato appunto di oscenità. E Whitman si ritira, è colpito anche da una paralisi, si ritira nella casa che aveva acquistato a Long Island, esattamente in New Jersey, scusate, a Camden, e la storia, leggenda dice che acquistò questa casa perché fuori dalla casa, nel giardino di casa, c'era una meravigliosa pianta di lilla, e questo particolare ricordatevelo, perché poi tornerà in una poesia che per alcuni è la poesia migliore che lui abbia mai scritto. Quindi questa pianta di lilla tenetela lì e poi la recuperiamo. Muore a Camden, in New Jersey, nel 1892. E l'ultima immagine sua in realtà ce la dà una poesia di Jorge Luis Borges. Ecco, Whitman ebbe un grande successo presso gli altri scrittori. Ci sono molti scrittori che comunque lo citano. Alcuni si ispirano direttamente a lui, e poi lo vedremo, sono poi soprattutto la Beat Generation, in particolare Allen Ginsberg, che gli dedica una poesia che poi leggeremo. Ma anche altri scrittori che non sono americani parlano di lui. Ci sono due saggi di Borges che parlano di Whitman, e soprattutto però mi ha colpito questa poesia che lo fotografa proprio in uno degli ultimi momenti della sua vita. E la poesia dice così: l'odore del caffè e i giornali, la domenica e il suo tedio. Di mattina sulla pagina intravista quella vana pubblicazione di versi allegorici di un suo collega felice. Il vecchio giace prostrato e bianco nella decente abitazione di povero. Stancamente guarda il suo volto nello specchio. Pensa, non più stupito, che quel viso è lui. La mano distratta tocca la barba opaca e la bocca distrutta. Non è lungi la fine. La sua voce dichiara, quasi non sono, ma i miei versi ritmano la vita e il suo splendore. Io fui Walt Whitman. Ecco, questo verso finale mi ha particolarmente colpito, cioè i miei versi ritmano la vita e il suo splendore, perché una delle caratteristiche di questa poesia è proprio cantare, esaltare la vita in tutte le sue sfaccettature, anche nelle mansioni più semplici, nei lavori più umili. E quindi ecco che ho scelto questa poesia un po' per chiudere questa biografia. Questo testo, un libro, un uomo. Per tutta la vita lui continuerà a ritoccare, rifare, cambiare i titoli. Sono 10 edizioni, su qualche storia della letteratura in realtà c'è scritto 9, da qualche altra parte ho letto anche 7. Però di fatto le edizioni sono 10. La prima, appunto, uscita non a caso, come già avrete intuito, il 4 luglio del 1855, e l'ultima è uscita in realtà pochi mesi prima della morte, nel 1893, è l'edizione letteralmente dal letto di morte, insomma. Quindi per tutta la vita lavorò a questo testo. Ecco, la cosa curiosa è che la prima edizione esce anonima, senza nome dell'autore. Le composizioni, che sono 12, sono senza titolo. L'unica cosa che c'è su questo libro, su questo volume, è quella foto che io ho messo, voi la vedete in basso a destra. È una sua foto, giovanile, in abiti da lavoro, con questo cappello sul
un po' portato all'indietro, un po' bohemien, con questo atteggiamento quasi di sfida, no? Mano in tasca. Però non c'è il suo nome. Le poesie però iniziano a circolare. L'aveva stampata lui, perché tra i vari lavori che lui fece, come tanti scrittori o intellettuali americani, ha fatto anche il tipografo. Il titolo fa riferimento al tipo più umile di flora d'erba e simboleggia la democrazia. Il prato è costituito dai singoli fili d'erba, uguali ma distinti. Ecco, quindi è in realtà una metafora che lui ci presenta proprio per illustrare questa idea di fondo, cioè l'America è uno stato dove tutto è possibile, dove l'individuo, poi ci torneremo, può realizzarsi e dove si vive già, siamo alla metà dell'Ottocento, da qualche decennio questa idea di democrazia. Non entrerò nella discussione se la democrazia americana è una democrazia completa, però l'idea di Whitman o di molti è che di fatto lo sia. È l'uomo nuovo, e Whitman vuole essere vicino a questo uomo nuovo, parlerà in termini semplici, come semplice è l'erba. E quindi questa è la spiegazione, la spiegazione del titolo. Poi c'è un altro significato in realtà della parola leaves in inglese, oltre a foglie, vuol dire anche fogli, cioè potrebbero essere le stesse poesie, no? Poesie fatte di qualcosa di naturale, insomma. E quindi questo è questa poesia. Ecco, uno, forse l'intellettuale allora più famoso degli Stati Uniti era Ralph Waldo Emerson. È un filosofo, uno scrittore famoso perché la sua filosofia è il trascendentalismo, è un autore molto legato a una filosofia panteista della natura, l'uomo si realizza solo nella natura. E per un po' andò a vivere isolato dagli altri uomini, è uno personaggio che sicuramente era un personaggio molto forte, molto conosciuto e centrale nella cultura americana del momento. Ecco, Emerson riesce a scoprire chi ha scritto queste poesie e gli manda una lettera. Mio caro, non sono insensibile all'importanza del fantastico dono di foglie d'erba, che considero oggi il più straordinario contributo di genio e saggezza dell'America. Sono stato veramente felice di averlo letto, perché la vera energia così ci fa sentire. Risponde alla domanda che mi sono sempre fatto riguardo a una natura che appare sterile e avara, come se il troppo lavoro o la troppa linfa nel carattere rendano le nostre menti occidentali pigre e meschine. Mi rallegro con te per il pensiero libero e coraggioso che mi procura grande gioia. Vi ho trovato concetti impareggiamente espressi, proprio come dovrebbero essere, e il coraggio di curare che tanto ci piace e che solo un'immensa intuizione può ispirare, eccetera, eccetera. Non è tanto lunga, ma avete capito, insomma. Ecco, di fatto però Emerson loda Whitman, ma anche un po' ne prende le distanze. Tant'è vero che in questa edizione, che è l'edizione dell'anno dopo, del 56, che invece comparve con i titoli e con alcune poesie aggiunte, lui mette questa lettera di Emerson, una sorta di prefazione. Ma Emerson non vuole, cioè Emerson si arrabbia, si dissocia. Perché? Beh, perché questo libro già allora era stato accusato di oscenità per alcune poesie, alcuni componimenti troppo diretti, che parlano troppo esplicitamente di sesso,
eterosessuale, ma anche e soprattutto di sesso omosessuale. E quindi questo causò uno scandalo. E Emerson, che pure l'aveva lodato, queste sono parole di Emerson, in realtà si dissociò da questo. Allora, perché la poesia di Whitman è qualcosa di caratteristico e fa di Whitman sicuramente il più importante autore, più conosciuto anche, autore di poesie dell'Ottocento. Beh, la sua poesia in Foglie d'erba è, sicuramente c'è un uso del verso libero, cioè lui non usa la rima. Questa non è un'innovazione sua, perché voglio dire, Leopardi all'inizio dell'Ottocento, già alcuni componimenti di Leopardi, come sapete, non è una rima, ma sicuramente c'è una maggior libertà, insomma, Leopardi comunque usa la metrica e Whitman no. Ecco, c'è questa rottura con l'ordine metrico tradizionale, questo sì. Lui dice di aver bisogno di un verso che in realtà non lo vincoli, gli faccia sentire pienamente e gli faccia esprimere pienamente la sua libertà di scrittura. E, ecco, vi faccio due esempi brevissimi di quanto però questo verso lungo condiziona poi la poesia del Novecento. Lo primo la prendo, come vi dicevo prima, in realtà da un poeta della Beat Generation, e i poeti della Beat Generation adorano Whitman, è una sorta di nome tutelare di Ferlinghetti, Gregory Corso e di Allen Ginsberg. Ecco, Allen Ginsberg ci mette anche un po' di ironia, compone una poesia che si intitola Un supermarket in California, e a un certo punto dice: ti ho visto, Walt Whitman, senza bambini attorno, solitario vecchio goloso, a toccare carni nei congelatori, a gettare sguardi ai giovani commessi. Ti ho sentito rivolgerti a ognuno di loro. Chi ha tagliato le cotolette di porco? A quanto sono le banane? Sei tu il mio angelo? Dietro a te mi sono aggirato in lungo e in largo, tra luccicanti torri di lattine, seguito anche, immaginavo, dalla security locale. Assieme percorremmo le libere corsie del nostro solitario fantasticato, assaggiando carciofi, piluccando ogni possibile delizia refrigerata, senza mai passare dalla cassa. Dove andiamo, Walt Whitman? Il negozio chiude tra un'ora. In che direzione punta la tua barba stasera? Stringo il tuo libro e sogno la nostra odissea al supermercato, e mi pare tutto così assurdo. Cammineremo per tutta la notte per le vie deserte? Gli alberi aggiungono ombra all'ombra, le luci si spengono nelle case, entrambi ci sentiamo assai soli. Passeggeremo sognando della nostra amata America perduta, al di là delle vetture blu parcheggiate nei viali privati, fino alla nostra silenziosa casetta. Ah, padre mio caro, dalla gran barba grigia, vecchio solitario, maestro di coraggio, che America hai lasciato quando Caronte smise il remo e tu approdasti su una riva fumosa e rimanesti a guardare il battello scomparire, allontanandosi sulle nere acque dell'Eta. Ecco, questo è Ginsberg, no? La barba ritorna, no? Queste immagini sono poi immagini molto iconiche del poeta e personaggio Whitman. Vi leggo giusto una strofa però di Pavese, perché Pavese è colui che ha fatto conoscere Walt Whitman in Italia. Pavese si è laureato su Walt Whitman, ha scritto una tesi su Walt Whitman, e tra l'altro una tesi anche abbastanza contestata. Pavese però prende da Whitman questo verso lungo e crea in Lavorare stanca, la raccolta poetica del 1936, insomma, mi permetto di dire la più importante di Pavese, la più particolare anche, e prende questo verso lungo e lo fa però diventare la sua poesia raccolta. Camminiamo una sera sul fianco di un colle in silenzio, nell'ombra del tardo crepuscolo mio cugino è un gigante vestito di bianco,
che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno. Tacere è la nostra virtù. Qualche nostro antenato deve essere stato ben solo, un grand'uomo tra idioti, un povero folle, per insegnare ai suoi tanto silenzio. Questo è il mare del sud, poi la poesia prosegue, è una delle poesie più belle, credo, almeno una delle mie preferite di Pavese. Però c'è questo racconto che riprende un po' il ritmo di Whitman. Ecco, è uno stile di scrittura, l'avrete già capito anche da quello che ho letto prima, non convenzionale, che è simile alla prosa. Usa molte immagini della natura e usa lunghi cataloghi. Lo sentirete dopo quando vi leggerò alcune poesie. Il catalogo, come se lui fotografasse, come se lui descrivesse una serie di immagini. Non usa metafore, è diretto, non usa analogie, non evoca, descrive. E basta. Questa è la sua forza, la sua caratteristica, forse anche un suo limite, un limite della sua poesia. Ecco, altra cosa è sempre intrattenere una conversazione con il lettore. Molti si rivolgevano ai lettori, no? Da Manzoni a Baudelaire. Però qui c'è qualcosa di più. Diviene veramente il lettore un personaggio a cui si rivolge sempre e continuamente. Diventa anche oggetto d'amore. Oggetto d'amore è essere il suo ascoltatore, il suo lettore preferito. Perché c'è questa comunanza, lui sente forte questa comunanza. Tu lettore, palpiti di vita, orgoglio al pari di me. Dunque, per te, i canti che seguono. E questo è uno delle dediche, c'è tutta una sezione appunto, che si intitola dediche, e questo è uno delle dediche. Ecco, attraverso questo noi andiamo a leggere, vi leggo alcuni testi di Whitman. E qui già, in questa poesia, sentirete uno di questi elenchi. Odo cantare l'America, odo i canti molteplici, quelli degli operai, ciascuno canta il suo come di dovere, forte e giocondo. Il falegname canta mentre misura l'asse o la trave, il muratore canta mentre va al lavoro o ne torna. Il battelliere canta ciò che gli conviene sul battello, il marinaio canta sul ponte del Pirosco. Il calzolaio canta seduto al deschetto, il cappellaio in piedi, il canto del boscaiolo, quello dell'aratore che la mattina si avvia ai campi o durante il riposo meridiano o al tramonto, il delizioso cantare della madre e della giovane sposa che lavora o della ragazza che cuce o lava. Ognuno canta ciò che si addice a lui, a lei, e a nessun altro, il giorno ciò che si addice al giorno, di notte la compagnia di giovani robusti e cordiali, cantano a piena voce i loro forti canti nell'inchiusa. Ecco, odo cantare l'America, no? È un'immagine dell'America, di questo paese, secondo Whitman, pieno di energia, che vuole comunicare questa energia, e dove tutti, discorso su cui poi tornerò, vivono in armonia, ognuno fa la sua parte. Poesia della strada. A piedi e a cuor leggero me ne vado libero da questa. Sano, aperto, il mondo dinanzi a me. Dinanzi a me il lungo sentiero bruno che mi conduce ovunque io voglia. D'ora in poi non voglio più cercare la fortuna. Io sono la fortuna. D'ora in poi non voglio più lamentarmi, non più rimandare, né avere bisogno di nulla. Ma forte e felice io cammino per la strada aperta. La terra, questo mi basta. Io non voglio le costellazioni più vicine. Io so che stanno bene dove sono. Io so che bastano a quelli che appartengono a loro. Io mi carico anche qui
dei miei vecchi dolci fardelli e li porto, uomini e donne, e li porto con me ovunque io vada. Io giuro, mi è impossibile liberarmi di loro, io sono pieno di loro e li riempirò a mia volta. D'ora in poi libertà, d'ora in poi mi chiamo libero da limiti e linee immaginarie, vado dove voglio, padrone di me stesso, totale e assoluto. Ascolto gli altri, valutando bene ciò che dicono. Mi soffermo, ricerco, ricevo, contempo. Gentile ma estremamente fermo. Mi libero dai vincoli che mi trattengono. Ecco, in questa poesia, come in altre, c'è questa idea molto profonda di libertà assoluta. Cioè l'America con i suoi spazi, no? Questa idea del cammino, ancora una volta ci troviamo davanti a una poesia di cammino. Naturalmente mi è capitato sono spesso di parlare di questa poesia quasi in movimento, lo è in Dante, lo è in Pasolini, nelle ceneri di Gramsci, lo è in Campana. C'è proprio questa idea, e in Whitman è molto forte, cioè l'idea del cammino da una parte, l'idea dello spazio aperto, l'idea della libertà. Della libertà che non è una libertà, la libertà ha un fine, che è il fine della libertà è la felicità. Ricordate quello che c'è scritto all'inizio della dichiarazione di indipendenza, no? Uno dei diritti fondamentali è la felicità, non solo l'uguaglianza, eccetera, eccetera, no, il raggiungimento della felicità, questo è lo scopo. E l'America vuole essere la terra dove ognuno può raggiungere la felicità attraverso questa idea di libertà. E lui la idealizza, E esaltazione appunto dello spazio aperto, ma anche della città. E la città, visto che lui era nato lì, ma la città per eccellenza in America è ovviamente New York. E lui canta più punti in più poesia, appunto, la grande città, Manhattan in particolare, l'isola di Manhattan. Vedete quello strano modo in cui è scritto Manhattan? Non è un errore, perché in realtà, e all'inizio di questa poesia lui fa riferimento proprio a questo, è una parola che viene dalla lingua degli indiani Lenape, che erano i nativi originari di lì, poi sono arrivati prima gli olandesi, poi sono arrivati gli inglesi e li hanno cacciati, però gli nativi americani, come si dice, erano gli originali abitanti del luogo. E significa isola dalle molte colline. E lui parte proprio, parte dal nome, e dice così: stavo cercando qualcosa di specifico e perfetto per la mia città, quando ecco che salta fuori il nome aborigeno. Ora capisco di cosa c'è in un nome, una parola liquida, sensata, insubordinata, musicale, autosufficiente. Vedo che il nome della mia città è quella parola di un tempo passato, perché vedo quella parola annidata nelle baie, magnifica, ricca, con bordi spessi tutto attorno di velieri e piroscafi, un'isola lunga 16 miglia, fondata su solide basi. Innumerevoli strade affollate, alti ammassi di ferro, snelli, forti, leggeri, che si ergono splendidamente verso i cieli tersi. Maree repentine e ampie, da me molto amate, verso il tramonto, le lunghe correnti marine, le piccole isole, isole adiacenti più grandi, le alture, le case di campagna, gli innumerevoli alberi, le bianche navi a vapore, i fari, i traghetti, i neri piroscafi ben costruiti. Le strade del centro, le agenzie d'affari degli operatori di borsa, le agenzie d'affari dei mercanti navali e dei broker. Le strade lungo il fiume, i migrati che arrivano 15 o 20 alla settimana, i carri che trasportano merci, la razza virile dei conducenti di cavalli,
i marinai dal viso abbronzato, la brezza estiva, il sole intenso e splendente, le nuvole veleggianti lassù, le nevi invernali, i campanelli delle slitte, il ghiaccio rotto nel fiume che ondeggia, che sale o che scende secondo l'alto alla bassa marea, i meccanici della città, i mastri attraenti con bellissimi volti che ti guardano dritto negli occhi, marciapiedi affollati, veicoli, Broadway, le donne, i negozi e gli spettacoli, un milione di persone, maniere libere e magnifiche, voci aperte, libere, ospitalità, i giovani più coraggiosi e socievoli, città di acque rapide e scintillanti, città di guglie e alberi maestri, città annidata nelle baie, la mia città. Ecco, questo è un canto d'amore, no? Per la città e per i suoi abitanti. Avete visto, leggendo questa poesia, mi è venuto in mente, sembra quasi una poesia futurista, no? Nomi, pochissimi aggettivi, impressioni, no? Vuole dare quasi la simultaneità di tutto questo e direi che ci riesce in questo quando è il suo intento. E avete sentito che anche qua sottolinea questa cosa della libertà, no? Maniere libere e magnifiche, voci aperte libere, cioè è il luogo dove l'uomo può sentirsi libero e realizzarsi, anche se poi bisogna a volte mascherarsi. Questa è una sezione che non è in questa edizione, è di un'edizione successiva, Calamus. Calamus è quella pianta lì, è una pianta aromatica che cresce vicino agli stagni, alle paludi. E nella forma allungata del fiore, insomma, vedete che ricorda il fallo maschile e vuole celebrare l'amore virile. Appunto, quello che vi dicevo prima, Whitman parla dell'amore virile, del rapporto cameratesco, dell'amicizia virile, che a volte sconfina poi in un rapporto omoerotico, in un rapporto omosessuale. Ecco, quindi alcuni componimenti sono segnati da questo, ecco perché poi viene accusato di oscenità. Io ho scelto tre poesie da Calamus per darvi un'idea, insomma. La prima è Voi bardi dei secoli futuri, e dice così: voi bardi dei secoli futuri, quando vi riferite a me non badate tanto alle mie poesie, non dite di me che sono stato il profeta degli stati, che ho mostrato loro la via della gloria. Venite, vi farò sapere chi sono sotto queste impassibili apparenze, vi dirò cosa dire di me. Pubblicate il mio nome ed appendete il mio ritratto come quello del più tenero amante. Il ritratto dell'amico, dell'amante, che il suo amico e il suo amante più amava. Il ritratto che il suo amante più amava, che non era orgoglioso dei suoi canti, ma dell'immenso oceano d'amore che era in lui e che liberamente spandeva, che passeggiava spesso solitario pensando ai suoi cari amici, ai suoi amanti, che pensoso, lontano da colui che amava, trascorreva spesso afflitte notti, insonni. Quindi non vuole essere ricordato come il poeta il profeta degli stati, ma di fatto lo fu, ma come un amante. L'altro simbolo che lui usa, a parte il calamus, ma in una sola poesia, è la quercia, che è un simbolo della forza, della potenza appunto maschile. E dice così questa poesia: vidi in Louisiana una quercia sempreverde che cresceva, tutta sola se ne stava, e il muschio pendeva dai rami, senza un compagno, lì cresceva, gioiose foglie emettendo d'un verde scuro. Il suo aspetto rude, austero, vigoroso, mi fece pensare a me stesso, ma mi stupì che potesse mettere foglie gioiose standosene lì, tutta sola, senza il suo amico, il suo amante, perché sapevo che io non ne sarei stato capace. Ne spezzai allora un rametto con alcune foglie attorno e vi volsi un po' di muschio e lo portai via, e in camera,
l'ho messo in mostra. Non che mi occorra ricordarmi dei miei amici, perché ultimamente non penso ad altro che a loro, ma perché resti curioso pegno e mi faccia pensare all'amore virile. E anche se la quercia là in Louisiana brilla solitaria in ampio e aperto spazio, emettendo foglie gioiose tutta la vita senza un amico, un amante vicino, io so benissimo che non potrei vivere. Ecco, spesso questi rapporti non sono neanche rapporti fisici, ma sono solo rapporti di sguardi, no? E questa poesia che si intitola Uno sconosciuto, c'è proprio questa sola relazione di sguardi. E dice così: sconosciuto che passi, non sai con quale desiderio degli occhi ti seguo. Devi essere colui che cercavo o colei che cercavo. In qualche luogo ho certo trascorso una vita di gioia con te. E tutto torna alla mente quando ci incrociamo, sfuggevoli, amanti, casti, maturi. Sei cresciuto con me, sei stato ragazzo con me o ragazza con me. Ho mangiato con te, ho dormito con te. Il tuo corpo non è più solo tuo, né il mio corpo solo mio. Mi doni, passando, il piacere dei tuoi occhi, del tuo volto, della tua carne. Prendi la mia barba, il mio petto, le mie mani in cambio. Non devo parlarti, devo pensare a te quando sono solo, solitario, veglio nella notte. Devo aspettare, non dubito che ti incontrerò di nuovo. Dovrò stare attento, allora, a non perderti più. Ecco, quindi in questa sezione, insomma, Calamus parla di questo. E questo rapporto però fraterno, questo rapporto intimo, si riferisce anche in un fatto tragicamente reale, perché Whitman a un certo punto, negli Stati Uniti appunto nel 1861 scoppia la guerra di secessione tra gli Stati del Nord e gli Stati Confederati del Sud, e Whitman è profondamente colpito da questo. E ci sono due fatti che fanno poi nascere queste poesie. Il primo è che a un certo punto arriva la notizia a Whitman che suo fratello, che era un soldato, era un ufficiale, è stato ferito. Non si capisce la gravità di questo e lui decide di partire. Lui decide di partire, arriva in un accampamento militare, un ospedale da campo, dove curavano i feriti vicino a Washington, così poi poté anche conoscere la vita di Washington, la vita dei ministeri del presidente Lincoln, e appunto lavora come infermiere. E scrive alcune canzoni sulla guerra che vengono poi appunto nel 65 pubblicati in questa sezione che si intitola appunto Colpi di tamburo. Io ho scelto due testi. Il primo, in cui lui racconta con particolari anche estremamente realistici l'esperienza in questo ospedale da campo. E tralascio la prima parte dove lui racconta che appunto è circondato da fanciulli, bambini che gli chiedono di raccontare. E a un certo punto dice così: recando bende, l'acqua e la spugna, rapido mi dirigo verso i miei feriti, dove giacciono per terra, ivi portati dopo la battaglia, dove il loro sangue prezioso arrossa l'erba per terra, o verso le file di giacigli nella tenda dell'ambulanza, o sotto il tetto di un ospedale, percorso le lunghe distese di brande da una parte all'altra, a tutti, uno dopo l'altro, mi accosto e non ne tralascio nessuno. Mi segue un infermiere con un vassoio e un secchio, che ben presto si riempirà di stracci cruenti, di sangue, e svuotato non tarderà a riempirsi. Procedo, mi fermo,
su snodate ginocchia, con mano sicura, medico le ferite. Sono risoluto con tutti. Il dolore è intenso, ma inevitabile. Uno mi rivolge occhi supplici. Povero ragazzo, non t'ho mai conosciuto. Eppure penso che non saprei ricusare di morire in questo momento per te, se la mia morte potesse salvarti. E continuo, procedo. Apritevi porte nel tempo, apritevi porte dell'ospedale. Vendo la testa schiacciata, povera mano impazzita. No, non strappare le bende. Il collo di un cavalleggero che un proiettile ha passato da parte a parte. Lo esamino, rantola forte, con fatica. Gli occhi sono già quasi vitrei. Eppure la vita non c'è. Scendi, dolcissima morte. Lasciati persuadere, o splendida morte. Per pietà, scendi presto. Dal moncherino, cui venne amputata la mano, tolgo le bende coagulate. Stacco una crosta, lavo il pus e il sangue. Contro il cuscino si inalca il soldato, che torce il collo e volta la faccia dall'altro lato. Ha gli occhi serrati, pallido il volto, e non osa guardare il suo moncherino. Non l'ha ancora guardato. Fascio una ferita nel fianco, molto profonda, ancora un giorno o due. Giravati infatti con il corpo cede, non sa più reagire. Osservate la tinta del volto, giallo, blu, vendo la spalla perforata, il piede trapassato da un colpo di fucile, pulisco quello roso da una putrida cancrena che stomaca tanto ripugna, mentre l'infermiere mi segue, reggendo il vassoio e il secchio. Sono costante, non cedo, la coscia, il ginocchio spezzato, la ferita al ventre, queste e ben altro lo vendo con una mano impassibile, ma profondo nel petto un fuoco, una fiamma brucia. Così, in silenzio, in visioni di sogno, ritorno, rivivo, riprendo il mio giro per gli ospedali. Con mano suasiva placo il ferito, l'offeso. Trascorro la lunga notte nera presso gli insonni. Alcuni sono tanto giovani, altri soffrono tanto. Rivivo quel tempo con tanta dolcezza e mestizia. Il braccio affettuoso di più di un soldato si è appoggiato, si è appeso a questo mio collo. Il bacio di più di un soldato è rimasto impresso su queste mie labbra barbute. Ecco, quindi l'esperienza della guerra, e lui sostiene che il compito poi del poeta che canta la guerra è una sorta di discesa agli inferi, questo, no? E attraverso poi il fatto di farle infermiere è quasi un'espiazione, quasi un purgatorio. Ecco, lui ritiene che sia il poeta che l'infermiere in fondo hanno lo stesso compito, che è quello di curare le ferite, sia le ferite fisiche che le ferite dell'anima. Quindi il poeta ha questa mansione civile per lui. E appunto, in fondo lui pensa che la guerra sia un fatto drammatico, inevitabile, universale, ma che alla fine questa nazione risorgerà migliore di prima. Questa è la sua convinzione. La guerra è un fatto tragico che ha colpito gli uomini, che ha diviso gli uomini, ma lui è anche convinto che alla fine l'America ne uscirà migliore. Questo è quello che lui pensa e che poi vedremo proprio nell'ultima poesia che vi leggerò in questo incontro. Un'altra poesia, sempre sulla guerra, racconta un fatto straziante. È la consegna di una notizia, di una lettera a una famiglia dell'Ohio che vive nella sua fattoria in mezzo alla natura e riceve questa lettera del soldato che invece è al fronte. La poesia si intitola Torna dai campi padri, c'è una lettera del nostro Pete. Vieni alla porta, madre, è arrivata una lettera da parte del tuo caro ragazzo. Ecco, è autunno, là dove gli alberi di un verde più cupo, poi d'oro scarlatti, rinfrescano e accarezzano i villaggi dell'Ohio con le loro foglie, danzanti nella brezza leggera, dove le mele pendono mature nei frutteti, l'uva sulle vite intrecciate. Senti il profumo dell'uva sulle viti, senti l'odore del grano dove le api tardive ronzavano. E soprattutto lassù il cielo così calmo, così trasparente dopo la pioggia, le sue nubi splendide,
e sulla terra anche tutto è quiete, vitalità e bellezza, le fattorie prosperano. Giù nei campi tutto è rigoglioso, ma ora torna dai campi, padre, c'è tua figlia che ti chiama. Vieni subito all'ingresso, madre, vieni sulla porta, s'affretta al meglio che può, c'è qualcosa di strano, le tremano le gambe, non s'attarda a ravvivarsi i capelli né a sistemarsi il cappellino. Apri la busta, svelta. Oh, ma Pete non scrive a questo modo. Ebbe, eppure qui c'è il suo nome. La mano di un altro scrive per il nostro bambino, povero cuore mio, e un'intera vita le passa davanti agli occhi, e sprazzi di buio ad intermittenza, così da poter leggere solo le parole più importanti, frasi spezzate, una ferita d'arma da fuoco sul torace, una schermaglia di soldati a cavallo, trasferito all'ospedale da campo, attualmente debole ma vicino alla ripresa. Ah, di tutto il prospero Ohio, con le sue città e le sue fattorie, adesso per me esiste solo quella figura, con il viso pallido e malato e la testa disorientata, stanca, che si appoggia sullo stipite della porta. Non addoloratevi, cara madre, dice la figliuola adolescente tra i singhiozzi, mentre le sue sorelline le si stringono intorno, mute e sgomente. Vedete, cara madre, la lettera dice che Peter presto starà meglio. Oh no, povero ragazzo, non si riprenderà mai, non ha nemmeno bisogno di guarire, quel povero figliolo coraggioso. E mentre la famiglia è lì in casa, sulla porta, Pete se n'è già andato, è morto, il loro unico figlio maschio. Ma la madre ha bisogno di riprendersi, il suo corpo smagrito resta in meno. Non tocca cibo, la sera non prende sonno, passeggia spesso, si sveglia in piena notte, piange, desidera dal profondo del cuore di potersi solo ritirare senza essere vista, fuggire dalla vita in silenzio e scappare, per seguire, per cercare, per stare insieme al suo bambino morto. Ecco, quindi questa è una delle poesie insomma più drammatiche, no? Che qui tu all'immagino questo. E la guerra di successione, vado verso la fine, in realtà finì, voi lo sapete, con la vittoria del Nord, con l'abolizione della schiavitù, e appunto successe però qualcos'altro. Il presidente Lincoln, pochi giorni dopo la fine della guerra, mentre assisteva a uno spettacolo teatrale, viene ucciso da un, diciamo così, estremista del sud, dei confederati, lo raggiunge nel suo palco e lo uccide. E lui scrive quattro poesie su questo fatto. La poesia più che i critici, come vi dicevo prima, reputano migliore da un punto di vista di risultato poetico è questa. Quando i lillà fiorirono l'ultima volta nel prato davanti a casa. Quando i lillà fiorirono l'ultima volta nel prato davanti a casa, la gran stella si tuffò presto nel cielo d'occidente a notte, io presi il lutto e sempre lo prenderò ogni volta che torni la primavera. Primavera che sempre ritorni, certo una trinità tu mi porti. Lillà perennemente in fiori e stella che cala d'occidente e il pensiero di colui che amo. Colui che amo è ovviamente il presidente Lincoln. Il testo è molto lungo, sono 16 stanze, quindi è molto lungo. Parla del, appunto, di questa stella, parla di un canto di un uccello notturno che è poi un canto che accompagna la morte, e a un certo punto lui immagina la bara passa, sapete che la bara attraversò tutti gli Stati Uniti, passa nei luoghi, no? in tutti questi luoghi, e quasi per toccare tutti i luoghi delle nazioni. E finisce così: eppure per conservare tutto ciò che ho recato con me nella notte, il canto, il meraviglioso canto dell'uccello grigio bruno, il canto concorde, l'eco destata nell'anima mia e la luminosa stella che cala con l'espressione ricolma di dolore, con quelli che mi tenevano per mano mentre ci avvicinavamo al richiamo dell'uccello, miei compagni,
e io nel mezzo, e la loro memoria da conservare sempre per il morto che tanto amavo. Per l'anima più soave, più saggia di tutti i miei giorni e le mie terre, e questo per il suo caro ricordo, lì là, stella e uccello intrecciati col canto dell'anima mia, laggiù tra i pini profumati, fragranti e i cedri oscuri e indistinti. Ecco, questo è quello che ho letto all'inizio e alla fine, questa lunga poesia per appunto la morte di Abraham Lincoln. Ma ho iniziato la conversazione per, parlando della sua immagine popolare del, e quindi lo zio Walt è, come voi sapete, presente, molto presente nel Battito Fuggente. Io ho selezionato due scene che probabilmente vi ricorderete, ma sono per richiamarmi alla vostra memoria. In realtà Whitman è presente in molte cose, è nello stesso titolo originale. Il titolo originale, come voi sapete, non è L'attimo fuggente, questo è il titolo della versione italiana, il titolo originale è Dead Poet Society, e Dead Poet è proprio un'espressione che usa Whitman in una sua poesia. E poi noterete che in fondo nell'aula del professor Keating c'è una delle immagini che è passata e corredava le mie slide, ed è appunto una foto famosa di Walt Whitman con la sua barba, eccetera, eccetera. La prima scena che vi faccio vedere è questa. Per questo causa. La famosa scena finale, insomma, di L'attimo fuggente. E in realtà si lega a una delle prime scene del film in cui lui arriva. Quando incontrò i ragazzi erano detti più coraggiosi, potevano chiamarlo capitano, mio capitano, ma in realtà nel film non è spiegata la poesia. Il capitano, mio capitano è appunto Abraham Lincoln, è il presidente che viene ucciso. Ecco, questa poesia, se volete, è la poesia più tradizionale. Lui qui, il Whitman, rientra un po' nei canoni della poesia, scrive un ode, di fatto, che ha anche un piccolo ritorno alla metrica, un ritorno all'ordine, potremmo dire, dove usa la metafora della nave, non a caso, la metafora della nave che significa lo Stato, la nazione, ecco, la nazione che comunque attraverso questo sacrificio, attraverso il sacrificio di Lincoln, è avviata verso un futuro migliore. Anche se il momento è drammatico. E in realtà la metafora della nave è una metafora che ha degli elementi segnali inglesi nella cultura anglosassone. Pensate solo alla ballata del vecchio marinaio Coleridge, no? Dove appunto ci sono queste immagini di questo veliero della morte in vita, della vita in morte. Ecco, tutti questi elementi convergono qui, e c'è in questo testo anche una maggior cura, c'è un climax, insomma, c'è tutta una serie di figure retoriche che qua il poeta Whitman usa. Ed è la poesia più famosa, quando torna all'ordine, questa poi forse è la poesia più conosciuta. Io ve la leggo e vi saluto con questa poesia. O capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato. La nave ha superato ogni ostacolo, l'ambito premio è conquistato. Vicino al porto, odo le campane, tutto il popolo esulta. Gli occhi seguono l'invitto scafo, la nave arcigna e intrepida. Ma o cuore, 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 o gocce rosse di sangue, là sul ponte dove giace il mio capitano, caduto, gelido, morto. O capitano, mio capitano, risorgi, odi le campane, risorgi. Per te è stata la bandiera, per te squillano le trombe, per te fiori e ghirlande ornate di nastri, per te le coste affollate, te invoca la massa ondeggiante, a te volgono i volti ansiosi. Ecco, capitano, o amato padre, questo braccio sotto il tuo capo è solo un sogno che sul ponte sei caduto, gelido, morto. Non risponde il mio capitano, le sue labbra sono pallide e immobili, non sente il padre il mio braccio, non ha più energia né volontà. La nave è all'ancora, sana e salva, il suo viaggio concluso, finito. La nave vittoriosa è tornata dal viaggio, tremendo, la meta è raggiunta.
esultate coste, suonate campane, mentre io, con funebre passo, percorro il ponte dove giace il mio capitano, caduto, gelido, morto. Grazie.